farsi vedere Chiesa. Arriva il pallone centrale di Federico Chiesa, una delle sue prime palle della carriera in Serie A, visto che naturalmente è all'esordio. Dybala, Dani Alves, Khedira, si appoggia ancora su Kalinic, lotta Kalinic, Bonucci di testa. Poi il recupero prezioso all'invio, ancora Samoa che sembra in grande condizione, Lemina, Dani Alves. Altra palla centrale, Badel, due a Samoa. Dani Alves praticamente con questo modulo fa l'ala destra. No, come sempre Allegri vuole sempre 1/2 giocatori, l'altro in questo inizio di partita è stato Samoa. Lemina, buon lavoro il suo, Dani Alves dentro per Dybala che è già partito, fallo. Barzagli, bella intensità, bell'inizio per questo campionato di Juventus e Fiorentina. Khedira, prova di Pogba in quella zona. Lemina, cambio di gioco preciso per Dani Alves che la tiene in campo, attaccato però da Marcos Alonso che se ne libera. Bonucci, Chiellini dentro, anche Khedira, la palla invece fuori, Dani Alves ha provato la conclusione, ribattuta, possibilità di contropiede, Kalinic in qualche modo, contrato però da due uomini, il secondo è Dani Alves che gli porta via il pallone, aiutato dall'altro esterno che era Alexandro, prova ad andare via centralmente Dani Alves, chiuso da Vesino e non c'è fallo, allora 15, fino all'estate addirittura, ginocchio poi gli ha continuato a dare problemi, come ripeto... solamente non è per lui che non arriva dalla parte opposta, Dani Alves all'indietro per Dybala, prova insieme a Barzagli e a Bonucci, sono saliti tutti e tre. Mandzukic è centrale, l'ultimo invece è Khedira, ecco lo schema che va a liberare o Chiellini o Khedira, nessuno dei due però può. Barzagli, Lemina, ha scambiato Dani Alves con Dybala, ancora Paolo Dybala e non la tiene stavolta, giuste misure, compattandosi e provando a ripartire veloce, arriva il traversone centrale, palla che favoriva Khedira, Dani Alves, Khedira, Dani Alves contrato da Alonso, Barzagli. Ancora Barzagli, Mandzukic il pallone anticipato, era sul secondo palo Mario Mandzukic, arriva Dani Alves, Dybala, ancora Dani Alves, colpo di tacco per Dybala, sempre Dani Alves, dentro ancora per Dybala che la fa girare, sulla posizione Bonucci, Barzagli, Dani Alves, 23 titoli con il Barcellona. Dani Alves cerca il secondo palo, arriva Samoa, Bernardeschi non lo dà, praticamente impossibile, ancora Alexandro, altro cross per Mandzukic, alle sue spalle Dani Alves, c'è l'anticipo su Dani Alves, Chiesa, proprio di Federico Chiesa, che poi è stato forse toccato da Dani Alves che provava la mezza girata, è rimasto a terra. Da quest'anno di Dani Alves che poi nel tentativo di andare a impattare il pallone prende Chiesa, il colpo era violento ma non mi sembrava così, non lo vedeva neanche secondo me, era anche di spalle, proprio con i tacchetti gli ha fatto male perché l'ha preso Dani Alves. Palla di ritorno spettacolare, ancora Dani Alves, clamoroso. È difficilissimo. Clamoroso. Ma le parole di Allegri. Bonucci. Palla toccata da Dani Alves che non riesce a tenerla in campo. La rimessa laterale è per Marcos Alonso. L'anno scorso una strepitosa prima parte di stagione, poi un po' un'involuzione. Prova ad andare via Dani Alves, lo ferma Marcos Alonso, ma Dani Alves sta già facendo vedere due o tre cose di una certa importanza. La profondità per Marcos Alonso, tiene Dani Alves, Marcos Alonso non può arrivare, gli passa davanti Dani Alves, prende il corpo davanti sulla corsa di Alonso. L'anno scorso salgono tutti e tre i centrali, l'anno scorso Barzagli saliva di meno.
cercato il secondo palo dove l'attende Khedira, che la rimette in mezzo, non c'è nessuno però, allontanate Barzagli. Dani Alves, Dani Alves, ribattuto, Kalinic prova a partire, tempi giusti per Bernardeschi, deve provare l'uno contro uno su Barzagli, arrivare a doppio saltato di Dani Alves, salta anche il terzo uomo e poi sul pallone l'intervento di Dani Alves, si può andare. Improvviso Kalinic, Dani Alves la fa girare, Dybala, Dani Alves per Dybala, ancora Sami Khedira, è stato lui con il suo inserimento a spaccare in due la difesa della Fiorentina in occasione poi del gol di Higuain. Lemina, tutto per... cioè si allarga un pochino a sinistra, forse è andata a 4 Beppe, con Tomovic a destra, Marcos Alonso a sinistra, 4-4-1-1, 4-4-2 può essere. Centrale Dani Alves, si inserisce, l'apertura per Dybala, posizione regolare, riesce, è riuscito a segnare 5 gol in tutto. Fallo intanto e calcio di punizione per la Fiorentina, allarga le braccia Dani Alves che viene, oh, Dybala ed entra davanti, Khedira accompagna, fermato Dani Alves, Barzagli. Finale la gente che è arrivata in ritardo, quindi capire i carichi di lavoro, effettivamente nel primo tempo aveva tenuto un ritmo come improponibile per 90 minuti. Alonso non riesce a intervenire, stavolta Dani Alves va su di lui, l'ultimo tocco è proprio di Alonso, la rimessa laterale per la Juventus, un po' di animosità, iniziare l'ultimo giro di orologio. Sanchez, è lui a guadagnare la rimessa laterale. Tina 2-1, il primo.